Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Benvenuti alla nostra sezione di formazione a distanza. Sono Mila Pascal, docente d'Italiano. Farò con voi oggi una lezione del modulo Vita quotidiana e di integrazione sociale. Senza perdere tempo, ricordiamo un po' quello che abbiamo visto l'ultima volta. Ditemi, che cosa abbiamo visto? Sì, l'ultima volta abbiamo studiato alcuni atti comunicativi, come esprimere accordo e disaccordo. Di più ho lasciato un compito. Proviamo a correggere questo compito ora. Per me andare a vedere mostre e musei è noioso. Per rispondere a questa asserzione si può, se vogliamo esprimere accordo, dire sono perfettamente d'accordo per dire anch'io mi annoio sempre o rispondere se vogliamo di, eh, esprimere disaccordo a l'asserzione seguente è meglio se si ha poco tempo no non sono d'accordo, ci vuole tanto tempo per riposarsi. Quando osservate un po' la società in cui vivete, la nostra società, ditemi un po' come si comportano i giovani rispetto agli anziani. Ebbene, come lo notate tutti? c'è una forma di opposizione. Di conflitto tra i giovani e gli anziani. Da che cosa si può identificare questo conflitto, questa opposizione? Si può identificare dal ragionamento, dal modo di vestirsi, dal modo di vestirsi, dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione, dallo stile espressivo. Bene, ragazzi, proviamo ad andare avanti con una lezione, del, eh, una lezione sugli elementi socioculturali che Verte ha fatto su questo conflitto generazionale in Italia e in camera. Come sarà strutturata la nostra lezione? La nostra lezione avrà quattro parti. Prima vedremo l'obiettivo e la competenza mirati. Poi faremo attività di apprendimento. Poi esercizi ed infine un compito. Per lavorare su questo tema leggiamo questo testo attentamente. Testo, tempi d'oggi, padri e figli, generazioni a confronto. Il conflitto continuo tra genitori e figli, tra generazioni diverse e mondi a confronto, risulta essere un problema cruciale e sempre attuale all'interno della nostra società. Il cambiamento fisico, emozionale, caratteriale, l'affermazione graduale della personalità, Innato nei giovani, crea nei confronti degli adulti un miso di stupore, curiosità e differenza. La figura antica del pater familias romano, severo, autoritario e per certi versi crudele, è al giorno d'oggi obsoleta e superata. Nell'antichità, tra padri e figli, vi era una vera e propria regola di evitazione reciproca, consistente in una serie di divieti, tra i quali quello di bagnarsi insieme, di usare parole sconvenienti, di affrontare tematiche a sfondo sessuale. Tali atteggiamenti ergevano una sorta di muro generazionale, invalicabile. Al giorno d'oggi, quanto la famiglia condiziona la vita, l'essere e il carattere di un ragazzo? Esiste ancora la divozione, l'educazione, la sottomissione ai genitori? La risposta è no. Per le strade oggi... Passeggiano ragazzi già vecchi, adolescenti solo per età anagrafica, persone che hanno già visto e provato tutto. La maggior parte di loro ha perso i valori, l'educazione, la pulizia, la purezza dell'essere giovani, l'innocenza, la curiosità, sguardi troppo formi, estroversi maliziosi. Tali atteggiamenti ergevano una sorta di muro generazionale imbaricabile. Al giorno d'oggi, quanto la famiglia condiziona la vita, l'essere, il carattere di un ragazzo? Esiste ancora la devozione, l'educazione, la sottomissione al genitore. La risposta è no. Per le strade oggi, passeggiano ragazzi già vecchi, adolescenti solo per età anagrafica. Persone che hanno già visto e provato tutto. La maggior parte di loro ha perso i valori, l'educazione, la pulizia, la purezza dell'essere giovani, l'innocenza, la curiosità, sguardi troppo furbi, estroversi maliziosi. In questo naufragio di generazioni si cerca una rotta verso l'isola ideale, un approdo senza abolire il progresso che è sinonimo di evoluzione e ricerca. Bisogna però ripristinare i valori antichi. Il genitore deve comportarsi da genitore e il figlio da figlio. Bene, dopo questa prima lettura rileggiamo ancora il nostro testo. Testo, tempi d'oggi, padri e figli, generazioni a confronto. Il conflitto continuo tra genitori e figli, tra generazioni diverse e mondi a confronto, risulta essere un problema cruciale è sempre attuale all'interno della nostra società. Il cambiamento fisico, emozionale, caratteriale, l'affermazione graduale della personalità, innato nei, nei giovani, crea nei confronti degli adulti un miso di stupore, curiosità e differenza. La figura antica del pater familias romano, severo, Autoritario e per certi versi crudeli, è al giorno d'oggi obsoleta e superata. Nell'antichità, tra padri e figli vi era una vera e propria regola di evitazione reciproca, consistente in una serie di divieti tra i quali quello di bagnarsi insieme, di usare parole sconvenienti, di affrontare tematiche a sfondo sessuale. Tali atteggiamenti ergevano una sorta di muro generazionale, invalicabile. Al giorno d'oggi, quanto la famiglia condiziona la vita, l'essere e il carattere di un ragazzo. Esiste ancora la devozione, l'educazione, la sottomissione al genitore, la risposta è no. Per le strade oggi passeggiano ragazzi già vecchi, adolescenzi, solo per età anagrafica, persone che hanno già visto e provato tutto. La maggior parte di loro ha perso i valori, l'educazione, la posizia, la purezza dell'essere giovani, l'innocenza, la curiosità. Sguardi troppo estroversi, maliziosi. In questo naufragio di generazioni si cerca una rotta verso l'isola ideale, un approdo, senza abolire il progresso che è sinonimo di evoluzione e ricerca. Bisogna però necessariamente Ripristinare i valori antichi. Il genitore deve comportarsi da genitore e il figlio da figlio. <totipo> Dopo la lettura e rilettura di questo testo, proviamo un po' a commentarlo attraverso alcune domande. Scegli la risposta giusta. Il conflitto tra i genitori e figli è il conflitto generazionale, il conflitto generativo. La figura antica del pater familias romano, severo, autoritario, è superato alla moda. Un aspetto della regola di evitazione reciproca consisteva a bagnarsi insieme, non usare parole sconvenienti. Uno dei difetti che caratterizza i giovani d'oggi è l'innocenza, l'impudizia. Bene, ora proviamo a rispondere alle domande. Il conflitto tra genitori e figli è il conflitto generazionale. La figura antica del pater familias romano severo, autoritario è superato. Un aspetto della regola di evitazione reciproca consisteva a non usare parole sconvenienti uno dei difetti che caratterizza i giovani è l'impudizia bene possiamo ancora riprendere queste chiavi il conflitto tra genitori e figli è il conflitto generazionale. La figura antica del pater familias romano, severo, autoritario, è superato. Un aspetto della regola di evitazione reciproca consisteva a non usare parole sconvenienzi. Uno dei difetti che caratterizza i giovani d'oggi è l'impugnità. Bene. Rispondiamo ancora ad altre domande. Che cos'è il conflitto generazionale? Sì, avete la risposta. Il conflitto generazionale è il conflitto tra giovani e anziani, tra generazioni diverse e mondi a confronto. Cosa significa l'espressione evitazione reciproca? Evitazione reciproca è una regola che consiste a una serie di divieti, tra i quali quello di bagnarsi insieme, usare parole sconvenienti, affrontare tematiche a sfondo sessuale. Bene, ditemi ora, quali sono i difetti che caratterizzano i giovani d'oggi? So che siete giovani, lo sapete bene. Bene, rispondiamo insieme. I giovani d'oggi si caratterizzano particolarmente dalla mancanza di rispetto, la scortesia, la disonestà, l'irresponsabilità, l'esuberanza, la devianza, la lussuria, l'ingenuità, la pigrizia. Bene, la quarta domanda. Quali soluzioni propone l'autore per risolvere questo problema di conflitto generazionale? La risposta è l'autore propone di ripristinare i valori antichi. Il genitore deve comportarsi da genitore e il figlio da figlio. Ora immaginatevi un po' una situazione che potete vivere ogni giorno. Immaginatevi un po' una situazione conflittuale con i vostri genitori. Mi potete dire. Quali potrebbero essere le ragioni di questo conflitto? Bene, abbiamo provato a rilencare alcune ragioni. Tra i qui, i genitori pensano che io sia costantemente al telefono, che mi vesto in maniera stravagante. Uso un linguaggio ibrido, misto. Bene, dopo aver risposto a tutte quelle domande, proviamo un po' a confrontare il conflitto generazionale in Italia e in cambio. In Italia, nonché... Le principali cause che scatenano questi conflitti sono la mancanza della capacità di comunicare e il dialogo. Nel periodo dell'infanzia, i motivi che generano discussioni tra genitori e figli sono molto spesso futili. I problemi più consistenti che si avvertono nell'età dell'adolescenza Periodo in cui si comincia a tracciare i caratteri della personalità dei figli. È proprio in questa fase che, con i genitori, si vive la maggior conflittualità. Reggiamo ancora un po' questo confronto. In Italia, nonché le principali cause che scatenano questi conflitti sono la mancanza della capacità di comunicare e il dialogo. Nel periodo dell'infanzia i motivi che generano discussioni tra genitori e figli sono molto spesso futili. I problemi più consistenti si avvertono nell'età dell'adolescenza, periodo in cui cominciano a tracciare i caratteri della personalità dei figli. È proprio a questa fase che con i genitori si vive la maggior conflittualità. Bene. Osservate un po' l'immagine che vedete. Osservatela attentamente. Bene. Dopo aver osservato questa immagine, produci un testo argomentativo. In cui Devi proporre metodi da usare per risolvere il conflitto generazionale in camera. Ripeto ancora la consegna di questo esercizio A partire dall'immagine che avete visto, guardate ancora l'immagine. A partire da queste immagini produce un testo argomentativo per proporre metodi da usare per risolvere il conflitto generazionale in Camerun. Bene, so che avete tantissime idee da proporre numerosissimi metodi in testa vi faccio alcune proposte una soluzione per risolvere il conflitto generazionale può essere discutere la tua posizione perché per dimostrare che hai ragione non è sufficiente mantenere la tua posizione. Di più, puoi trovare un compromesso. Nella pratica, è dimostrato che in situazioni in cui ci sono due opinioni diverse, è possibile trovare un mezzo d'oro il cui risultato soddisfarà entrambe le parti. Spero che siate soddisfatti dalle proposte che vi faccio. Possiamo ancora rileggere queste proposte? Discutere la tua posizione per dimostrare che hai ragione. Perché non è sufficiente mantenere la tua posizione trovare un compromesso la pratica dimostra che in situazioni in cui ci sono due opinioni diverse è possibile trovare un mezzo d'oro il cui risultato soddisfarà entrambe le parti Bene, dopo aver visto questa lezione spero che sia stata interessantissima. Vi propongo ora un compito. A partire dalle parole seguenti produci un testo informativo di otto righe relativo al conflitto generazionale. Le parole sono genitori Socio vita difficile, proteggere, ripetere errori, psicologia sta fatto. Possiamo ancora ripetere questo compito? A partire dalle parole seguenti, produci un testo informativo di otto righe relativo al conflitto generazionale. Le parole sono genitori, socio, vita difficile, proteggere, ripetere errori, psicologia sta a fatto. Bene, per produrre questa lezione ci siamo appoggiati a questa bibliografia e webografia. La prossima volta vi proporrò una lezione sulla formazione delle parole. A tra poco. Ono tege majang ma kege ndom Mane tambia ninyane njubya yen Ngani bana ma kege lakiri Esa bia dinkido Mane tambia ninyane njubya yen Tam tama mote tam zabike Tam tama tonge tam 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 mote tam zabike Mane tambia ninyane njubya yen